Buon pomeriggio, buonasera per chi ci segue in replica, amici di Teleischia, ben trovati alla nuova puntata di Caleidoscopio, una puntata speciale dedicata ad una persona speciale, il professor Pietro Greco, scomparso il 18 dicembre del 2020, tutto sommato un mese dopo una importante intervista rilasciata alla nostra emittente, nella quale annunciava i vaccini e nel dettaglio ci spiegava il funzionamento di questi sieri che per qualcuno erano addirittura miracolosi, per noi diciamo pagani che non comprendiamo appieno quelli che sono i meccanismi della scienza. Abbiamo deciso di dedicargli ad un anno di distanza dalla sua scomparsa questa puntata. L'abbiamo fatto insieme ad alcune persone importanti, alcuni nostri amici, alcuni amici di Pietro Greco. Il primo che abbiamo nei nostri studi è il professor Francesco Rispoli. Ben trovato, professore, buongiorno. Grazie, bentrovati anche voi. Allora, professore, io le devo chiedere per lei chi era Pietro Greco in apertura. Se era più un amico, se era più un collega del Circolo Sadul, un collega professore, che cosa è stato per lei Pietro Greco? Beh, Pietro Greco è stato tutto questo insieme. Siamo stati amici da anni lontanissimi, gli anni del liceo classico, quindi un'amicizia che è durata oltre 50 anni, ben oltre 50 anni. Uno studioso sicuramente, un grandissimo comunicatore della scienza, ai più alti livelli del nostro paese. Gli faceva velo la sua stessa umiltà. Pietro Greco era talmente umile che in questa stessa isola l'anno scorso, quando purtroppo è arrivata questa tristissima notizia, i suoi concittadini poco sapevano del valore straordinario di questo umile pensatore, di questa persona così riflessiva che andava in giro per l'Italia scrivendo i suoi saggi nel treno. Molte volte ci siamo incontrati nel treno. E quindi sì, vale anche per Pietro che Nemo profeta in patria. Forse Ischia isola, intendo, non è esattamente il terreno più adatto per la cultura. Pietro amava scrivere insieme a Bruno Arpaio in un libro che si chiamava Cultura si mangia, per dire che ci sono delle attività culturali da cui si può trarre reddito. Forse questa è l'unica cosa che interessa gli amici isolani, cioè quella parte della cultura che si mangia. Diciamo che lui con la città della scienza, della quale era stato anche direttore, andava anche in questa direzione, perché se è Sì, vero sì. che si tratta di un luogo culturale, però era anche un museo, un Un luogo, incubatore un di cultura. incubatore, ma per il quale lavoravano poi tante persone, dagli Sì, addetti alle sicuramente. pulizie. Sicuramente. Io poi la storia della città di Capua conosco dal suo nascere, da quando se ne occupò in primis Vittorio Silvestrini, poi Massimo Picacianaro, il progetto. Pietro poi è arrivato tantino dopo, ma con una forza e come un contributo di primissimo livello. Questo è, mi sentirei di dire che una personalità come Pietro è una personalità rara, una personalità che fa onore all'isola e una personalità a cui forse l'isola dovrebbe tributare anche un qualcosa che ne segni la memoria. Si era detto il liceo è stato intitolato a Giorgio Buchner, un'altra personalità di straordinario rilievo. C'è la biblioteca antoniana, ci sono altre cose, adesso non sta a me dirlo, però sicuramente Pietro deve essere ricordato con delle forme di testimonianza di maggiore spessore. Laddove poi in giro per l'Italia ci sono più manifestazioni, più incontri, ci sono dei seminari che parlano di lui, di quello che è stato il suo lavoro, Radio 3, per la quale Pietro Greco ha lavorato lungamente, ha dedicato diverse ore della sua programmazione, sia riproponendo alcuni dei suoi lavori, ma
parlando di quello che è stato il suo lavoro, parlando anche della persona Pietro Greco, oltre che del professionista. Beh, Pietro Greco è molto più noto fuori di quest'isola, come accade per tante altre persone, che di quanto non lo sia stato qui, dove molti amici si sono anche raccolti in una chat, di cui faccio parte pure io, che si chiama Gli Amici di Pietro, dove molte volte io avverto una sorta di, come devo dire, di cordoglio postumo, di riconoscimento postumo, di una personalità che invece avrebbe forse dovuto avere in vita un riconoscimento ben più ampio su quest'isola di quello che ha ricevuto. Abbiamo tentato molte cose insieme con Pietro, insieme anche con Ugo Leone, loro curarono un libro che era orientato a gettare le basi per una richiesta, una candidatura dell'isola di Ischia nell'ambito del patrimonio dell'umanità UNESCO. Questa impresa alla fine è stata destinata allo scacco, perché? Perché viviamo in una strana isola, è una isola che in qualche modo mette la polvere sotto il tappeto, che non vuole vedere le sue difficoltà, in cui se tu parli dell'UNESCO, che è una cosa che farebbe fare un salto di qualità all'isola tutta quanta, ma di livello esponenziale, molti sindaci ti diranno ma aumentano i vincoli. C'è che è una cosa paranoica. Molti imprenditori pensano che con l'aumento dei vincoli diminuiscono le loro opportunità imprenditoriali, la frittata è fatta, senza sapere che questa cosa da solo varrebbe, ma come devo dire, 50 anni di campagne pubblicitarie. Così è, diciamo, Pietro, che oltre alle cose che tu hai detto poc'anzi, è stato coordinatore del Master del Comunicazione della Scienza della Sissa di Trieste, è stato direttore del Bolide di Padova, che è una rivista online che io seguo totalmente, che adesso è diretta da Franco Vaio, con cui stiamo in contatto, siamo detti anche delle cose e altre cose penso di fare anche in ricordo di Pietro. Poi dopo ti racconterò di una iniziativa che abbiamo assunto tempo fa, ma di cui voglio raccontare i dettagli, ma ne parliamo tra un attimo. E questa idea di questo umile pensatore, questa persona cortese, mite, che si aggirava in quest'isola, diciamo, con un basso profilo, senza mai alzare la voce, senza mai, come devo dire, vantare se stesso. In quest'isola si vantano di se stessi tutti i mediocri. C'è una diffusa presenza, sarà pure perché quest'isola, anche per merito di iniziative editoriali, Tele Ischia, il Dispari, il Golfo e tante altre cose, c'è una densità di punti di informazione elevatissima. Per cui, che so, un mediocre se esce su una pagina con il suo nome in grassetto si sente già in grande evidenza. Pietro non li cercava i grassetti, non li voleva, né credo che su quest'isola ne avesse bisogno. In realtà poi i suoi grassetti, la sua importanza è venuta fuori da tutti i riscontri che abbiamo avuto in tutta Italia, Forlì con addirittura la cittadinanza onoraria, Roma, Trieste, Torino, Padova, insomma, chi più ne ha più ne metta, con un tributo di stima, di riconoscenza di altissimo profilo. La cosa che voglio dire a proposito della cultura è una cosa su cui non più di ieri l'altro ho avuto qualche primo riscontro quantitativo. Io spesso ho detto anche da questa emittente, ho detto che Ischia ha oggi un numero di emigrati superiori a quelle che ne ha avuto nella stagione delle grandi emigrazioni verso le Americhe, verso la Germania. Ne abbiamo parlato insieme anche di recente. Esattamente. Io adesso ho dei numeri che adesso non voglio svelare nella loro discretizzazione, ma il numero totale lo voglio svelare. L'isola di Ischia ha in questo momento iscritti all'AIRE, che non sono tutti gli emigrati, sono gli italiani, ma grandissima parte giovani, ischitani con la residenza all'estero, però iscritti all'AIRE significa con la possibilità di rientrare con la residenza ischitana. Siamo a quota 7.500. 7.500. È praticamente quasi la totalità della popolazione giovanile. E voglio dire, se Ischia continua a pensare alla sola immagine, l'immagine, sotto il vestito niente. E quindi pensare che questa è un'isola felice, nascondendo questi dati, perché nascondendoli naturalmente chi dall'immagine può ricavare qualcosa la ricava,
Beh, probabilmente non faremo molti passi in avanti e le figure come Pietro, sperando che tra i giovani ne vengano fuori altre che possano percorrere una strada analoga, non avranno certamente molto successo, non saranno profeti in patria neanche loro. Non saranno profeti in patria anche perché in qualche modo dovesse confermarsi e incrementarsi ancora questo trend di giovani in uscita dalla nostra isola, resteremo in pochi. Beh, ma questo è un trend di dimensioni spaventose. Se noi pensiamo di avere 60.000 poco più abitanti, se pensiamo che la popolazione giovanile su 60.000 abitanti grosso modo è di 15.000, significa che la metà è emigrata. E questi sono solo gli emigrati all'estero, perché poi ci sono quelli emigrati in giro per l'Italia che mantengono per comodità la residenza a Isola. Tantissimi mi dicono all'ufficio anagrafe, sono difficilmente censibili, perché come fai a censire? L'anagrafe non lo sa, loro sono residenti qui, però bisognerebbe fare un ascolto ad uno, forse questo si risolverebbe anche introducendo nei vari comuni una sorta di ufficio emigrazione, un ufficio degli ischitani residenti fuori, in modo che si possa censire, che questo ufficio oltre al dato numerico possa censire dei dati qualitativi e anche fare da supporto a loro che stanno fuori. Insomma, sono delle cose che purtroppo tardano a venire, ma io spero che in tempi brevi, magari spero di trovare anche qualche giovane che mi aiuti e poi magari in primavera fare un modo che attraverso un convegno, una conferenza, una roba, questi dati vengano resi pubblici e in qualche modo si faccia i conti con essi per leggere questa realtà senza edulcorarla, diciamo. Senza addolcirla troppo. Però torniamo a bomba sul nostro caro Pietro, sì. Perché l'abbiamo detto en passant, non ci siamo ancora soffermati su questo dettaglio. Pietro Greco è venuto a mancare da presidente del Circolo Sadù. Che cosa è stato Pietro per il Sadù? Dunque, Pietro per il Sadù è stato un presidente importante, è stato un presidente anche di svolta, se vogliamo. Sadù annovera tra i suoi presidenti figure di primissimo ordine, Edoardo Malagoli, Angela Maggi, Iria Delizia, presidente onorario Giorgio Buchner, uno dei presidenti iniziali Massimo Mancioli, l'idrologo. Pietro divenne presidente non molto tempo fa, poi per la verità, e fui proprio io ad assumere l'iniziativa, perché nel circolo c'era qualcuno che pensava che ci potesse essere una sorta di piccola disputa, se che io ci tenessi ad essere presidente, quindi c'era cautela. Fui proprio io a sbloccare questo, scusate, ma c'è proprio da riflettere. E mi sembra che Pietro sia la figura più adeguata per poter pensare, così come poi dopo la sua scomparsa, che cade il 18 di dicembre, fa un anno, fui proprio io a dire, beh, se c'è Emilia, la moglie, che pure è una studiosa, a poter continuare la strada che Pietro ha tracciato, va bene così, e fui proprio io a candidarla nel direttivo e a farla arrivare a una elezione all'unanimità. Quindi ne approfitto, professore, per mandare un grande abbraccio alla professoressa Di Pace. Noi speriamo di averla prima o poi nei nostri studi, speriamo di riuscire a parlare anche con lei di Pietro Greco. Noi siamo qui ovviamente e le siamo vicini, così come un anno fa. Beh, un abbraccio al quale mi unisco ovviamente. C'è un compiuto, ha fatto delle cose importanti, lui le ha fatte anche in vario modo, in una relazione stretta anche con altri amici, col circolo ha portato avanti l'idea. Lui, Pietro, aveva una molteplicità di rapporti, del tutto inusuale anche per quest'isola, quindi era in grado di avere una serie di relazioni che erano relazioni che intense, per cui bastava poi chiamare, che lui chiamasse le persone venivano con piacere, si sentivano attratte. Pietro era una persona, se posso utilizzare questo termine, culturalmente ospitale, nel senso che le persone che lui conosceva si sentivano a casa propria nel contatto con lui e con la frequentazione con lui. L'ultima cosa che io ho avuto modo di fare insieme con Pietro è una cosa importante che di qui a poco tempo verrà alla luce, poi magari vi terrò informati. Noi con Pietro, io ho coinvolto Pietro in una iniziativa che sulla questione della pandemia è stata una delle più grosse sviluppate in Italia.
Noi abbiamo fatto 27 conferenze online con Londra, Berlino, Torino, Venezia, Palermo, cioè, mettendo insieme mezzo mondo, e Pietro mi ha dato una mano a organizzarne 4-5 e in una anche io ho tenuto che la facesse lui. Gli atti di queste conferenze usciranno tra poco, credo entro l'anno o a inizi di anno prossimo, ed è un bel librone edito in forma di docufilm, nel senso che ogni conferenza ha due pagine che illustrano sinteticamente il tema, due scritte ex ante, due pagine scritte ex post, alla luce poi delle riflessioni fatte da tutte, e poi al centro un QR code inquadrando il quale tu ti puoi sentire tutta la intera conferenza. Quindi sono circa 60 ore di conferenze complessive. C'è anche la conferenza di Pietro, il libro sarà dedicato in ricordo di Pietro, in memoria di Pietro, e sarà un documento importante che faremo arrivare anche al Bolaiva, a Padova e a quanti altri. È un'iniziativa di grandissimo profilo, oltre alle 27 conferenze, 10 scritti, 10 saggi di autori di fama internazionale che concludono questo testo, lo avremo nelle mani, ve ne farò avere copia. Magari anche una copia informatica. Questo sarà difficile perché poi devo chiedere alla casa editrice che è la lettera 22 di Siracusa se noi possiamo smistare gratuitamente. Questo è un problema tecnico, però i libri a stampa in nostro possesso li possiamo donare a chi vogliamo noi. Un'ultima postilla a proposito del Covid. Si ricorderà, professore, che io sono partito proprio da lì, proprio da quella conferenza che il professor Pietro Greco tenne su quella stessa sedia poco più di un anno fa, mi sembra che fossero i primi giorni di dicembre. Noi parlammo dei vaccini, dei vaccini per il Covid. È importante ricordare probabilmente la figura di Pietro Greco in un momento come questo, nel quale la comunicazione scientifica, la fiducia nella scienza viene sempre più messa in discussione, o no? Beh, qui il discorso si fa complesso, difficile, e fra l'altro vede, come devo dire, apre anche una finestra sul passato, nello specchietto retrovisore di una serie di dialoghi tra me e Pietro che non erano, diciamo, che non mostravano una posizione del tutto coincidente da questo punto di vista. È una dialettica, come devo dire, amichevole, intensa, ma insomma c'era una diversa cosa. Non che Pietro fosse uno che avesse una fiducia illimitata nella scienza, tuttavia lui aveva una conoscenza profonda del dato scientifico, della ricerca scientifica e quant'altro. E quindi da questo punto di vista lui poteva consentirsi di dare un giudizio più calibrato. Ora la pandemia ci sta mettendo di fronte in una maniera evidente, palmare, a tutte le incongruenze che vengono fuori da questa visione fideistica della scienza, no? Quando pensiamo che la scienza possa riassumere tutto, da qui poi l'accusa di scientismo a quelli che pensano che basti la scienza, che la scienza disegni la perfezione del mondo e quant'altro. Le cose non stanno così, lo stiamo vedendo, poi adesso escono anche importanti filosofi, penso a Cacciari, a Giorgio Agamben, che organizzano a Torino questa cosa del dubbio e della precauzione, questa sorta di circolo Dupré, che sembrerebbe Dupré. La verità vera è che le notizie che si alternano sono notizie che ci ricacciano potentemente nell'ambito dello specialismo. E quando lo specialismo si propone nell'immaginario pubblico, attraverso la comunicazione anche del servizio pubblico, in 10 facce diverse, beh, viene da dubitare non solo di quelli che comunicano, ma delle cose che vengono comunicate. Quando insigni ricercatori, studiosi, virologi dicono la propria e la buttano sul campo, e poi 10 minuti dopo arriva un altro e ne dice un'altra, beh, insomma, tutto questo non credo che faccia molto bene. E comunque tutto questo serve anche a far sì che ognuno di noi, rispetto a quelle che sono le cosiddette verità, tra virgolette, della scienza, assuma un atteggiamento un tantino
più cauto, più riflessivo, ed eviti anche una deriva che potrebbe stare nell'angolo, che è una deriva di carattere tecnocratico. Cioè, alla fine della fiera, credo che la scienza faccia il suo mestiere, che è un mestiere alimentato anche da dubbi, e progressivamente si vedano delle cose in questo regime di incertezza, ma poi la politica faccia la sua parte, nel senso più nobile che questo termine possa assumere. C'è bisogno di equilibrio. Di grande equilibrio, perché altrimenti, come dire, ci mettiamo nelle mani di quelli che pensano di risolvere i problemi da soli, ma abbiamo visto che i risolutori a loro volta pensano ognuno di loro, molti di loro, in tante maniere diverse, quindi ti vengono dei dubbi anche su quella che può essere la soluzione. Ho accennato a un punto di attrito, diciamo, culturale fra me e Pietro. Io rispetto alle dinamiche della crisi ho una posizione mia, discussa con Pietro da posizioni talvolta più vicine, talvolta più distanti. Io non sono tra quelli che pensano che la scienza risolva tutto, non sono. Ma io ho una immagine potenzialmente pessimista che mi auguro che, come devo dire, non trovi attuazione. Cioè, noi nel mondo occidentale abbiamo una straordinaria fiducia che quando c'è una crisi la scienza abbia la velocità, vedi, il vaccino è una sorta di emblema da questo punto di vista, è una sorta di capacità di far fronte alla crisi con la scienza, e questo nel campo dei terremoti, nel campo delle malattie, l'AIDS, la marea a Venezia. Io non ho questa convinzione, nel senso che crea la questione della come si chiama, delle questioni del clima, l'emergenza climatica, che è devastante. Io credo che la crisi avanzi con una velocità. C'è una velocità, la pandemia, l'emergenza climatica, i terremoti, quello che vuoi. La scienza avanza con un'altra velocità. Finora, e siamo al 2021, la velocità della scienza si è dimostrata superiore alla velocità della crisi, nel senso che crisi sono avute, ma la scienza è riuscita ad arginare. Io non lo so dove sta scritto un teorema, se non nello scientismo di cui parlavamo prima, in cui questa velocità sia sempre superiore. Il giorno in cui la velocità della crisi dovesse superare nel suo gradiente, nel suo avanzamento, quella della scienza, io ho la sensazione che così si mettono molto male. Per cui credo, e qui entra la politica, non la scienza, che intervenire sul pianeta, per esempio per l'emergenza climatica, sia prima ancora che un'esigenza scientifica, un'esigenza politica, un'esigenza delle politiche, delle comunità. Questo vale per la pandemia. Ho provato a dire, e su questo Pietro sarebbe stato talmente d'accordo che non ci sarebbe stato bisogno di trovare nessuna... Avremmo potuto parlare, come devo dire, indifferentemente l'uno l'altro. Noi adesso stiamo di fronte a uno scenario internazionale in cui ci stiamo accorgendo che i paesi del terzo mondo che non possono comprare i vaccini... Lui proprio da quella sedia lanciò questo appello, che le cure arrivino prima lì e poi da noi. E certamente, non solo prima lì, ma devono arrivare gratuite. Perché se il problema di Big Pharma, come dicono i francesi, è un problema di quattrini, per cui questa scienza avanza, ma avanza perché sostenuta da un interesse monetario, noi alla fine arriveremo a capovolgere il vecchio motto latino del morso tua vita mea. Lo capovolgeremo nel senso che noi alla fine daremo i vaccini nell'Africa, cioè gratuitamente, li paghiamo noi per fare vita tua vita mea. E questo secondo me sarebbe il massimo dell'aberrazione di carattere politico e civile. Bene, con questa ultima dichiarazione io ringrazio il professor Francesco Rispoli per essere stato qui con noi a ricordare un amico, uno scienziato, un comunicatore, Pietro Greco, e do spazio alla pubblicità, dopodiché, professore, noi abbiamo nominato gli amici di Pietro Greco, avremo un amico, uno degli amici di Pietro Greco, l'avvocato Giancarlo Di Meglio. Grazie al professor Rispoli per essere stato con noi e a presto. Grazie a voi, grazie a voi e a presto. E
E torniamo in onda dopo la pubblicità con uno degli amici di Pietro Greco, non solo perché amico di Pietro Greco, ma perché parte del gruppo degli amici di Pietro Greco che lo hanno ricordato e lo ricordano, l'avvocato Giancarlo Di Meglio, ben trovato. Grazie. Ben trovato. Grazie a voi dell'invito. Abbiamo già avuto la possibilità di parlare del professor Pietro Greco durante la manifestazione che teneste a Barano, seppur sotto la bufera, diciamo, una giornata non particolarmente clemente dal punto di vista meteo, però che avete in quel caso voluto fare fortemente come amici dell'uomo Pietro prima che del professor Pietro Greco. Sì, in realtà l'abbiamo fortemente voluto perché Pietro, nonostante fosse cittadino del mondo, aveva forte il senso di essere radicato a Ischia e radicato a Barano. L'iniziativa è partita da noi, che siamo stati gli amici della gioventù di Pietro, insieme a quelli che con lui hanno frequentato il liceo, e che con noi ha mantenuto sempre intatto un collegamento, anche se capitava che non ci sentivamo per qualche mese, capitava sempre l'occasione di sentirci e di vederci. Ed era questo un modo anche di restituire Pietro al suo paese natio, a Barano. Perché alcune delle prime iniziative che abbiamo poi ricordato anche in quella manifestazione sono nate nel periodo baranese, l'inizio dell'attività di Pietro, appena laureato, con il gruppo che fondammo, questa associazione culturale insieme per Barano, con lui incominciammo ad avviare una prima rassegna di iniziative culturali, di concerti, era credo l'anno 1980. Con Pietro poi si era collegato Riccardo D'Ambra, tutte le iniziative che abbiamo fatto con Cesare Govino, con la piccola Andrezzata. Quindi Pietro è stato il motore, il propulsore di una serie di iniziative che ci vedeva legati a Barano, prima che poi spiccasse il volo. Poi io, ricordate che con Pietro abbiamo fatto una delle sue prime iniziative interessanti, è stata quella della realizzazione di questa società di indagini di ricerca di mercato, l'Alpha Center. Pietro è stato colui che ha steso l'indagine sulla lettura in Campania, sulla percezione, l'indagine per la provincia di Napoli, dell'ambiente da parte della politica in un contesto in cui il dato ambientale a metà anni 80 era un dato che si incominciava a sentire. Quindi queste prime esperienze che lo avevano fortemente radicato a Barano, prima poi di prendere poi l'avvio, come è stato ricordato e come mi piace ricordare, Pietro era essenzialmente anche e soprattutto un politico. Quando Pietro, se posso andare avanti, naturalmente, quando Pietro, dopo questa prima esperienza baranese, ricordiamo che Pietro è stato un chimico sostanzialmente, nasce come chimico, laureato in chimica, Pietro ha lavorato presso il CNR, dove tuttora lavora Emilia, la moglie, e ha iniziato poi l'attività di giornalista all'Unità. Quando l'Unità con un curatore particolare aveva realizzato la prima pagina all'interno dell'inserto culturale, aveva realizzato la pagina dedicata alla scienza. E quindi Pietro era il responsabile insieme alla Cristiana Pulcinelli, che avevano maturato insieme questa esperienza, di questa pagina dell'Unità. E Cristiana ha ricordato una cosa simpatica di Pietro, l'ammazza notizia. Oggi diremmo delle fake news. Ebbene, quell'inserto della pagina di scienza all'interno delle pagine culturali dell'Unità testimoniava l'interesse. E poi era realtà unica, l'Unità era l'unico giornale, l'unico quotidiano che avesse una pagina di scienza, testimoniava l'interesse che i temi della scienza, che avevano grande impatto già dagli inizi degli anni 90 sulla società, potevano essere mediati da una forma di comunicazione. Ecco, e capitava spesso, lo ha ricordato Cristiana Pulcinelli subito dopo
la prematura scomparsa di Pietro, del quale ricorrerà un anno, di qui a due giorni, di come spesso i capi redattori chiamavano e dice: è arrivata questa notizia che si sta propalando, che è una notizia importante. Ebbene, Pietro, dopo che l'aveva studiata, era solito rivolgersi ai capi redattori con queste espressioni: in realtà le cose non stanno esattamente così, e di qui smontava quelle che erano le notizie false, le notizie gonfiate, e quindi venivano riportate e ricondotte a una certa unità. E quindi questa passione per la politica, Pietro è stato comunista, lo è stato e lo è rimasto comunista, lo ha portato a, come dire, a condividere una esigenza che per lui poi è diventata pressante, quella che la conoscenza fosse un diritto di tutti, di tanti, non fosse appannaggio. E in questo mi piace ricordare come uno dei concetti di Pietro, quelli della cittadinanza scientifica che diventa patrimonio di tutti, è stato parte di uno degli ultimi lavori che Pietro, che poi credo che sia, non mi vorrei sbagliare, uno dei capitoli del suo ultimo libro di Arte e Scienza. Bene, Pietro ha ricordato, ed era uno dei temi sui quali stava lavorando, quello dell'arte e della scienza collegati a Dante Alighieri. Pietro in questo aveva riportato come Dante Alighieri nel Convivio avesse ricordato come, testualmente lui diceva, riportava Dante, gli angeli spezzano il pane. Gli angeli erano i ricercatori, i filosofi, i matematici, gli scienziati. A noi poeti il compito di raccogliere le briciole e di somministrarle agli altri. Ecco, compito del poeta è raccogliere le briciole per far sì che tutti le possano mangiare. Quindi la conoscenza, secondo Dante, ripresa poi da Pietro, come fattore di inclusione sociale, come condizione di condivisione verso gli altri. Questo lavoro della conoscenza ha fatto sì che poi Pietro negli anni fosse, tra l'altro, il motore di una delle belle iniziative realizzate presso l'Università di Trieste, la SIS di Trieste, del primo master in comunicazione della scienza, voluto fortemente da Franco Prattico, che è stato per anni firma prestigiosa di Repubblica, giornalista scientifico ante litteram, grande amico di Pietro, e insieme a Pietro, fondatore, poi Pietro ha portato avanti questa iniziativa che è diventata un patrimonio importante per formare delle generazioni di giornalisti scientifici. Nell'ultimo ricordo di Pietro, che è stato fatto dagli amici di Fermamente, affermo, un giovanissimo fisico, oggi professore universitario in Brasile, laureatosi con Pietro alla SIS di Trieste, ha ricordato come lui, appena laureato, si era messo in contatto con Pietro, e Pietro gli aveva detto: fai una cosa, io sto lavorando all'unità, vienimi a trovare, andiamo a mangiare insieme in trattoria. Oggi questo è uno dei fisici più importanti, comunicatore della scienza, e lui ha detto: io, con la mia arroganza di laureato in fisica, sono stato avvicinato con quella dolcezza, quella delicatezza, quell'umiltà di Pietro, che mi ha consentito di fare in modo di capire come le mie conoscenze non erano immediatamente distribuibili. Quindi il master che poi ha svolto presso l'Università di Trieste lo ha messo in condizione di rendere fruibile alla maggior parte delle persone, della gente. Ed era questo il messaggio di Pietro, di come la cittadinanza scientifica fosse un valore da raggiungere per tutti. Quindi l'obiettivo di Pietro di fondare, lo ricordava qualche tempo fa
che dire, il professore Angelo, matematico Angelo Verdi, non vorrei sbagliarmi con i nomi. Da preciso giurista ti sei portato? Mi sono portato un appunto di Angelo Guerraggio, matematico, fondatore della rivista Scienze e Società, il quale ha ricordato Pietro, cofondatore di questa rivista, ma soprattutto ha ricordato Pietro come colui il quale ha creato un ponte, ed era questa poi la caratteristica che tutti stanno ricordando di Pietro, al di là dei meriti personali. Pietro è uno che ha scritto 40 libri, se tu vai su Wikipedia li troverai in ordine cronologico, dal primo che pubblicammo a Barano d'Ischia, Il pianeta delle farfalle, un primo libro di comunicazione, un primo libro di scienza dedicato ai ragazzi delle scuole che abbiamo distribuito, anzi fu il secondo libro, perché Pietro ne aveva già fatto uno nel 1989, 40 libri. L'idea di Pietro è stata sempre quella di creare un ponte tra la scienza ufficiale e il grande pubblico, di mettere insieme. Si è parlato di Pietro come costruttore di reti, come costruttore di comunità, hanno ricordato a tutti anche il grande metodo scientifico del rigore col quale si affrontavano le questioni, con i tratti dell'umanità di Pietro che non ha mai messo in difficoltà, il rapporto con gli studenti dell'Università di Trieste, tutti lo hanno ricordato come un grande rapporto umano, un grande rapporto dove si costruivano, si mettevano insieme relazioni, uomini, idee, un percorso per fare in modo che, lo ha ricordato il professore Guerraggio, come insieme alla rivista Scienze e Società, l'altra rivista, J.com, è diventata la seconda rivista mondiale di comunicazione scientifica, in un tempo in cui l'Accademia, i professori, non immaginavano mai di dover avere un metodo per comunicare quelle che erano le loro, come dire, il loro sapere. Ecco, il merito di Pietro è stato quello di aver costruito questa grande rete di comunicazione, di divulgazione della scienza con metodo scientifico. Ed è questo oggi, diciamo, chi oggi dice che la rivista J.com, che è stato uno dei fiori agli occhielli, dei tantissimi fiori di Pietro, è una delle riviste più nella graduatoria mondiale, è la seconda rivista di comunicazione scientifica, è dovuta alla, come dire, all'impronta che Pietro ha lasciato, una delle tracce di Pietro che ha lasciato all'interno del contesto sociale. Importante, doveroso è stato sottolineare la parentesi da comunicatore di Pietro Greco, è importante sottolineare quella da scienziato, però con l'avvocato Giancarlo Di Meglio, che è stato amico d'infanzia, mi permetto di dire, di Pietro Greco, a me piacerebbe tanto capire com'era da ragazzino, prima della laurea, prima di tutto, mi interessa quell'aspetto, mi interessa parlare anche di quello, perché sono convinto che lì ci sono poi le basi per lo sviluppo di una personalità che abbiamo apprezzato in tutte le sue sfaccettature. Claudio, questo meglio di me lo ha ricordato Stella Schiazzano, che è stata una delle sue amiche dalle scuole elementari al liceo. Quando abbiamo deciso di piantare e di individuare poi un albero che ricordasse Pietro, nasceva tutta da questo compito, credo di quinta elementare, in cui la maestra Maria Conte aveva deciso: parlateci del vostro albero, e Stella ricordava, ognuno di noi aveva parlato dell'albero di Pietro, e Pietro scrisse pagine e pagine, scriveva sulla sequoia. Ecco, per dire, la cifra di Pietro è quella del secchione non chiuso in se stesso, ma di un secchione che ai tempi del liceo, insieme a un altro amico laureato in filosofia, Peppe Balestrieri, avevano insieme letto tutto Marx,
E Pietro aveva letto la grande storia del fascismo di De Felice, che erano 5 tomi neri di migliaia di pagine. Questo per indicare la cifra. Però Pietro era la persona che con noi stava nel mondo della pallacanestro. Riccardo D'Ambra lo chiamava per 2000 vicende che riguardavano l'attività di attenzione ai bambini. Quando siamo stati con Riccardo, con la piccola Andrezzata, che noi fortemente come amministrazione all'epoca aiutammo, volemmo, creammo le condizioni, mi ricordo che io postai una fotografia che andammo dal Papa e Pietro stava con noi. Pietro era sempre comunista, voglio dire, ma di questo suo essere, di questo suo credo politico, delle sue scelte che erano sempre anche politiche, Pietro non ha mai fatto mistero. Lo ha ricordato Valerio Calzolaio quando ha detto: Pietro è stato presidente del Circolo Sadul, dove c'era una platea di soggetti che avevano idee opposte, diametralmente opposte a Pietro, ma questo non ha mai fatto velo alla grande intelligenza di Pietro. Per dire che Pietro, siamo stati insieme dal Papa e abbiamo questa bellissima fotografia nell'aula Nervi, e io ricordo con piacere come Riccardo è emozionatissimo, perché all'epoca i bambini si esibirono insieme ad altri gruppi di ragazzi che provenivano da tutto il mondo. Finita l'esibizione, il personale dell'aula Nervi ci invitava a farci da parte. Quando il Papa prese il braccio di Riccardo D'Ambra e gli disse: potere ripetere altra volta? E Riccardo, mi ricordo che si manteneva questo braccio, dice: tu hai capito? Papa Wojtyła mi ha toccato, potere ripetere altra volta, tra l'incredulità generale del personale della sicurezza. È stato ripetuto. È stato ripetuto, i bambini felicissimi hanno di fatto di nuovo l'andrazzata. Significa che al Papa questa iniziativa era piaciuta. Ma Pietro poi è stato presente in tutta una serie di iniziative. Poi il fatto che si sia radicato a Ischia, si sia scelto, mi ricordo quando decise di comprare casa, io gli dissi: ma perché non te ne vieni a Forio? E lui mi disse: no, ma io tengo questa casa a Ischia perché poi vado a piedi, vivo al porto. Quindi questo collegamento con l'isola che non è mai venuto meno. E quindi noi in questo senso abbiamo ritenuto di doverlo ricordare, ma adesso le iniziative sono talmente tante. Recentemente è stata mentre noi andiamo in onda nel pomeriggio di giovedì 16 dicembre, c'è a Napoli un altro evento che lo ricorda. Sì, certo, hanno pubblicato tutta una serie di articoli di Pietro, e soprattutto c'è il professor Ugo Leone, che avremo tra poco collegato con noi via Skype. Il professor Ugo Leone credo che ti darà in anteprima qualche notizia importante su un contributo che lui ha fatto. Ugo Leone, il professor Ugo Leone, ha pubblicato un libro in ricordo di Pietro, e che noi contiamo poi di presentare ufficialmente qui a Ischia a gennaio. Tra poco avrai il professor Ugo Leone, credo che lui ti darà in anteprima delle iniziative, così come altre iniziative. La SIS di Trieste ha messo una targa fuori all'aula 130 in ricordo di Pietro, ma sono tantissime le iniziative che in Italia si stanno creando. E mi piace ricordare, come lo ha sottolineato Valerio Calzolaio, un altro aspetto di Pietro. Pietro è stato per anni, credo nel secondo governo Prodi, responsabile della comunicazione scientifica del ministro della ricerca scientifica Fabio Mussi. E diceva Valerio Calzolaio: Pietro avrebbe potuto avere, come dire, un ruolo, certo, tra le altre cose. Il suo mestiere era un altro, lo ha fatto perché chiamato a svolgere questa attività. E poi successivamente, non quando era consulente di Mussi, è stato anche membro del consiglio di amministratore dell'ISPRA, ma le testimonianze che noi abbiamo ricevuto e che ci danno conto del lavoro che Pietro faceva gratuitamente. Pietro dovunque veniva chiamato, è una testimonianza, lo abbiamo anche qui, tutti gli amici che fanno parte, la professoressa Saveria Volta ci ha ricordato nel gruppo tutte le iniziative che Pietro ha fatto qui per i ragazzi del liceo,
prima il Festival della Filosofia. Il Festival della Filosofia con il professore Mirelli. Voglio dire, Pietro non si è negato a nessuno, non si è negato a nessuno, e io voglio sottolineare che spesso, anzi per la gran parte, Pietro ha svolto questo lavoro gratuitamente. Gratuitamente, perché lo ricordava un'altra sua allieva, che è diventata Silvia Bencivelli, che è diventata poi parte anche di Radio Tre Scienze, che è stata l'altra parte dell'attività di Pietro. Pietro ha dato, come dire, valore ai freelance, e questa attività naturalmente poi, una volta che si esaurisce pure la parte del ritorno, ma non per questo Pietro si è mai negato. Io amo sempre ricordare come mi hanno chiamato alcuni professori di Barletta, di paesi della Puglia. Pietro aveva contatti con i licei, con le scuole. Quando abbiamo fatto questa cosa dell'albero, ognuno ha voluto contribuire. Mi hanno chiamato per dire: ma qui Pietro è venuto da noi, mi hanno mandato le locandine. Cioè, Pietro è uno che ha esportato il metodo della comunicazione, il metodo della conoscenza diffusa, il metodo della divulgazione scientifica, dietro il grande rigore, perché tutti hanno detto Pietro era una persona umile, gentile, delicata, ferrea nelle convinzioni, con il rigore, col metodo del rigore scientifico col quale approcciava le questioni. E sempre il professore di matematica, fondatore di Scienze e Società, ha ricordato un'altra bella cosa di Pietro. Dice: noi capitava che ci sentivamo quotidianamente, poi capitava che ci sentivamo una volta al mese, ogni due mesi, e io ogni volta che lo telefonavo, ci sentivamo, gli dicevo, così per prenderlo in giro: Pietro, allora qual è l'ultimo libro che stai scrivendo? Lui si faceva quella risatina sornione, autoironica, e poi dopo due secondi mi diceva pure il titolo, per dire la fecondità del lavoro di Pietro. Sicuramente una persona che aveva tanto da dare e che ha dato tanto a tutti i livelli. Noi siamo arrivati, avvocato, in fondo al nostro spazio. Dobbiamo andare in pubblicità. Io la ringrazio per essere venuto a condividere l'umanità e il lavoro di Pietro Greco. Vorrei ricordare un'ultima cosa di Pietro, di quanto ci manca in questo momento storico in cui stiamo ancora vivendo, non siamo ancora usciti fuori da questa crisi pandemica. Pietro, quattro giorni prima di finire in maniera silenziosa, è stato qui a Tele Ischia, sì, e ha fatto un'intervista a Tele Ischia. Sì. E io racconto un fatto personale che non c'entra niente e che non ha nulla, che non è esportabile, è una mia considerazione. Io ho sentito questa intervista, avevo molti dubbi, continuavo e continuo ad avere molti dubbi sul vaccino in generale. Quando ho sentito Pietro che da questi studi ha detto... Da questi studi Pietro ha detto: mi raccomando, proteggetevi, vaccinatevi. Conosco personalmente la serietà dei medici dell'EMA europea. Io non ho avuto i dubbi, perché per me Pietro rappresentava, qualunque cosa dicesse, un dogma, perché se lo diceva Pietro è perché l'aveva studiato, perché l'aveva metabolizzato, perché era frutto di indagini rigorose. Io mi sono vaccinato perché penso che Pietro, una volta gli parlai, gli espressi dei dubbi e gli feci un nome di uno di questi, e lui mi disse: Giancarlo, questo racconta delle balle epocali, fidati, fai il vaccino e stai tranquillo. Ecco, io vorrei che questo messaggio di Pietro, in questo momento in cui ci sono tantissime posizioni ancora discordanti, l'isola sta reagendo molto bene da questo punto di vista, fosse rimesso di nuovo in onda, perché lo studio di Pietro che aveva fatto a dicembre, 14 dicembre 2020, è ancora molto attuale. Oggi Pietro ci avrebbe dato parole di saggezza in un contesto in cui ne abbiamo veramente tutti ancora molto bisogno. Sarà emotivamente difficile rimetterlo in onda, però ci proveremo. Questa è una mozione cavalcata anche da Amedeo, sì, Romano, lo dico per dovere, lui stesso mi ha detto: rimettiamola, la rimettiamo. Troveremo il modo di rimetterla. Grazie a voi. All'avvocato Giancarlo Di Meglio per essere stato con noi. Pubblicità, ci ritroviamo tra pochissimo per chiudere con il professor Ugo Leone.
Bene, rieccoci in studio dopo la pubblicità per la terza parte della nostra puntata speciale di Caleidoscopio dedicata al ricordo del professor Pietro Greco. Collegato con noi via Skype c'è il professor Ugo Leone. Ben trovato, professore. Grazie per l'invito, sono contento di esserci in un'occasione come questa. In occasione di questa puntata speciale che ricorda Pietro Greco, un grande scienziato, un grande giornalista, un comunicatore, un divulgatore scientifico, ma ci spiega com'è nato il vostro rapporto, come vi siete conosciuti? La nostra è un'amicizia di vecchissima data e ci siamo conosciuti leggendoci, nel senso che lui leggeva alcune cose che avevo scritto, io ho letto delle sue e sono stato molto colpito, con favore naturalmente, da una sua citazione di un articolo di un mio vecchissimo libro che si chiamava La politica del rattoppo. Ci siamo incontrati, io poi lo seguivo alla radio, in Radio Trescenza, ci siamo incontrati, ci siamo visti e abbiamo trovato moltissimi punti di contatto. Questi punti di contatto sono sintetizzabili in tre parole chiave, che sono scuola, scienza e società, ecco, che sono le tre parole chiave di una sua creatura e che indicano perfettamente il suo itinerario di vita, il suo itinerario culturale, ma di vita, perché la sua vita è stata tutta segnata da queste tre parole che indicano scienza. Scienza per lui era quello che ha sintetizzato in pochi giorni fa il presidente Mattarella, cioè una esistenza senza la quale il mondo sarebbe in ginocchio. Ma padroneggiare la scienza significava per lui anche farne un oggetto di diffusione, cioè di conoscenza, il che significa di comunicazione. Ecco, queste sono le tre tappe di un itinerario che non l'ha mai lasciato e che è stata sempre una sua ragione di vita. Tanto è vero che ha diretto, per esempio, una prestigiosa prestigioso master, il master in comunicazione della scienza, presso la SISSA di Trieste, che è un'importantissima istituzione accademica. E ha fatto della comunicazione, dicevo, una sua regola di vita, tanto è vero che è sempre considerato un comunicatore, uno dei maggiori comunicatori scientifici in Italia. Ma anche io sono un comunicatore, ma la differenza sta in questo. Io nel comunicare leggo, apprendo e faccio sapere. La comunicazione di Pietro era diversa, perché lui comunicava cose di cui era al corrente, essendo anche uno scienziato nel senso autentico della parola, come chimico, come fisico. Insomma, è uno che sapeva quello che diceva e sapeva indicare con nome e cognome le persone alle quali si faceva riferimento. Per questo è stato molto facile per me incontrarlo e l'incontro è stato molto, molto intenso, molto stretto e siamo diventati amici. Ecco, lui era un amico di tutti, ma di tutti quelli che lo meritavano e non tutti lo meritavano. E lui era capace con garbo di distaccarsi da quelli ai quali non riteneva di dover dare la sua amicizia. Oggi pomeriggio, mentre andiamo in onda con uno dei miracoli della televisione, professore, lei è impegnato a presenziare ad una importante iniziativa che c'è a Napoli proprio per ricordare Pietro Greco. Sì, Gianfranco Nappi, che era un suo altro amico e collaboratore, soprattutto in Città della Scienza, lì che si sono conosciuti, dando luogo anche ad una bella collaborazione. Ecco, Gianfranco Nappi dirige una rivista, cura, ha inventato una rivista che si chiama Infiniti Mondi. Detto fra di noi, Gianfranco Nappi, Nappi è un nolano, e nola significa Giordano Bruno, lui è un appassionato di Giordano Bruno, da cui Infiniti Mondi. Questo, l'ultimo numero di questa rivista, quella che si presenterà oggi, è dedicata per intero a Pietro Greco. E
Io ho il piacere di essere presente e di dire alcune cose che vanno più o meno nel senso di quello che sto dicendo. Mi soffermerò soprattutto su un aspetto, quello dell'altra parte, di un aspetto della comunicazione, cioè dell'essere un fiero oppositore del negazionismo. Questo era un altro dei punti di contatto che ci univano, e ci univano nel senso di un itinerario che partiva da Nimmi, non nel mio giardino, per arrivare a Banana, niente, dovunque che sia non fate niente, per arrivare al no caratteristico di tutto questo. Questo no, che è alla base anche del complottismo e che come ultimo ha avuto il negazionismo della pandemia, nel senso di, e questa è una cosa che molto molto ci irritava in comune, ma c'era un aspetto del negazionismo che pure ci ha toccato, ma molto divertito per così dire, è il terrapiattismo. Ecco, questo sarebbe stato professore, un periodo difficile per Pietro Greco sicuramente, con tutte le persone pronte a dubitare della scienza, a mettere in dubbio, come diceva, anche l'esistenza stessa del coronavirus. Sarebbe stato un momento difficile, diciamo, da vivere per lui, però probabilmente avrebbe anche lui dato un suo importante contributo in questo. Non c'è dubbio, ma devo anche dire che strada facendo l'ha sempre dato. Per esempio, nella sua attiva partecipazione settimanale, quando toccava a lui farlo, di conduttore di Radio 3 Scienza, non ha mai mancato di esprimersi anche in questo senso. Dicevo del terapeutismo perché era divertente il fatto che ci fossero, che ci siano ancora sulla Terra persone che negano la sfericità, sì, della Terra. E allora, per farlo, ci riferivamo ad una lettura di Strabone, un geografo, il quale diceva, leggo perché c'era sotto mano, nel libro della geografia, oltre 2000 anni fa, diceva: ora uno dei doveri del geografo è partire dal presupposto che la Terra nel suo complesso sia sferica, come anche l'intero universo, e accettare tutte le conclusioni che ne derivano, una delle quali è che la Terra è costituita da 5 zone. È incredibile che oggi, 2000 e più anni dopo, ci sia ancora qualcuno che, pur guardando l'infinito, dica: ah no, questa non è una sfera, è un piatto. È veramente ridicolo, è veramente, ripeto, con Pietro ci divertiva questa cretinata. Lei, ecco. Però volevo parlare anche di una iniziativa importante dal punto di vista editoriale, che è, insomma, sta per vedere la luce. Questa rivista alla quale facevo riferimento si chiama Infiniti Mondi, che è la rivista curata, come dicevo, da Gianfranco Nappi. E che no, dico, so che oggi... c'è un libro in uscita che riguarda Pietro Greco. Il suo libro. Nella mia collana, che è La parola alle parole, uno degli ultimissimi volumetti che purtroppo non abbiamo avuto modo di presentare è di intelligenze artificiali. Ecco, questa è intelligente extraterrestre, per così dire. È l'ultimo libro che ha curato per la mia collana e che speriamo di poter presto presentare in sua assenza, ma è un ulteriore ricordo della sua presenza. Tutto questo sarà oggetto di una presentazione che contiamo di fare a Ischia a metà febbraio, in cui si presenterà un numero particolare della rivista che io dirigo, che si chiama Ambiente, Rischio e Comunicazione, nella quale sono raccolti gli atti, per così dire, gli interventi all'ultimo convegno ischitano dell'ottobre scorso, che è stato fatto nel nome di Pietro, che l'aveva desiderato farla nel marzo del 2020, quando invece questo accidente di pandemia ci ha evitato, ci ha impedito di farlo. In quella occasione pensiamo di presentare anche un volume di Valerio Calzolai, un altro carissimo e strettissimo amico di Pietro,
il quale ha dedicato a Pietro il suo volume sulle carceri in Italia, partendo da Procida e andando... Insomma, sono tante le iniziative in giro per l'Italia con il professor Francesco Rispoli, che lei ben conosce. All'inizio della nostra puntata abbiamo ricordato come nessuno è in realtà profeta in patria, e un po' la vita di Pietro Greco, questo ce lo ricorda, per noi ischitani che lo abbiamo conosciuto e apprezzato, è diciamo particolare che tutte queste iniziative si svolgano fuori da quelli che sono i confini della nostra isola, e qui non siano troppe, ecco, le iniziative dedicate al ricordo di Pietro Greco. È un fenomeno al quale siamo piuttosto abituati. Che dire, è bene che ci siano fuori, oltre che dentro, perché dal senso della appartenenza non solo a un'isola, ma oltre l'isola al continente, che va dall'Appennino alle Ande, per intenderci. Ecco, tanto è vero, per esempio, tra le altre cose, che la città di Forlì ha riconosciuto in Pietro la città d'alleanza onoraria, e si accinge a farlo alla memoria anche Orvieto. Quindi, voglio dire, io do peso a questa esteriorità geografica, per così dire, della figura di Pietro, che viene ricordato oltre l'isola. Sì, mi rendo conto che c'è qualche punto di dolenza, per così dire, perché qualche ischitano in meno lo ricorda, e soprattutto che qualche ischitano che conta, voglio dire, dal punto di vista dell'amministrazione dell'isola. Adesso non vorrei cadere in cose che magari meno conosco, ma comunque sta di fatto che Pietro si è battuto, o meglio, auspicava di potersi felicemente, cioè con successo, battere per il riconoscimento di Ischia, patrimonio UNESCO, patrimonio dell'umanità, da parte dell'UNESCO. Questo è un aspetto ricordato anche dal professor Francesco Rispoli. Professore, purtroppo non ho ancora molto, molto tempo, mi piaceva però chiudere questo spazio insieme a lei, da un comunicatore scientifico nel ricordo di un altro comunicatore scientifico. Se le dovessi chiedere quale caratteristica del professor Pietro Greco, di Pietro, si porta dietro, ecco, ogni giorno, magari anche nel suo lavoro. Senta, e forse lei si riferiva a questo, io sono stato invitato pressantemente, non ho avuto alcuna remora nell'accettarlo, a scrivere una biografia di Pietro. L'ho fatto, non dal punto di vista della biografia caratteristica, nascita, eccetera, eccetera, ma cliccando su alcuni aspetti in particolare. E questo volumetto uscirà il 18 di questo mese. Ecco, e avrà un titolo P, certo, ma P greco, perché P greco era un'altra delle sue passioni, era un vanto. Lui si vantava di essere un matematico alla 3.14, per così dire, pi greco, appunto. E c'è una definizione che io credo di poter dare a tutte lettere maiuscole di Pietro Greco. Era amico, ripeto, amico di tutti quelli che lo meritavano. E quelli che l'hanno meritato sono stati molti, e non ce n'è uno che in tutti i settori nei quali sia stato ricordato lo abbia trascurato di ricordare in questo anno, dal 18 disgraziatissimo dell'anno scorso a quelli a venire. Perfetto, grazie, grazie mille al professor Ugo Leone per aver chiuso questa puntata speciale di Caleidoscopio dedicata a Pietro Greco. Professore, noi ovviamente restiamo con l'orecchio teso ad aspettare
i momenti in cui queste opere verranno presentate per venire in qualche modo a certificare questi momenti speciali, non solo perché il nostro lavoro un po' ce lo chiede, ma anche nel ricordo di Pietro Greco. Grazie per essere stato con noi, professor Ugo Leone. Grazie di avermi invitato e avermi fatto essere qui presente. Bene, allora torniamo in studio per ringraziare una volta di più il professor Francesco Rispoli, l'avvocato Giancarlo Di Meglio, che hanno preceduto il professor Ugo Leone in questa puntata speciale dedicata a Pietro Greco. Pietro Greco, un comunicatore, un amico, un giornalista, uno scienziato, tante cose. Abbiamo provato a raccontarne qualcuna, a raccontare qualcuna delle sfaccettature della personalità del professor Pietro Greco nel nostro caleidoscopio di oggi speciale, ovviamente tutto dedicato a lui, insieme a tantissimi ringraziamenti per la fiducia. Io ringrazio i nostri collaboratori, i nostri tecnici che ci hanno permesso di andare in onda, ringrazio soprattutto voi che come sempre ci avete seguito da casa. L'appuntamento è per la settimana prossima, per la puntata che precede il Natale, chissà che non ci sia qualcosa di collegato proprio a questa importantissima ricorrenza. Grazie per essere stati con noi, alla prossima.